Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2763 Zucconi recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati, la trasmissione della diretta web TV della Camera dei Deputati. Presidente, le do a disposizione circa 10 minuti. Grazie. Prego. Bene, grazie Presidente. Saluto tutti gli onorevoli componenti della Commissione in collegamento e in ascolto. Prima di tutto mi preme esprimere il nostro apprezzamento come rappresentanti degli operatori che aiutano, diciamo, le persone a trovare un luogo dove poter esercitare la propria attività. In questo caso si parla di immobili a uso diverso dall'abitativo. Ecco, un apprezzamento circa l'approccio di questa tematica, che è spinosa e molto delicata, ovvero un approccio finalmente non ideologico, non pregiudiziale, non pretestuoso, ma dove non vediamo, ecco, diciamo, una sorta di coercizione, di obbligo, di rinegoziazione appunto del canone da parte del proprietario, e soprattutto vediamo, ripeto, una modalità dove si vede entrambi i contraenti, entrambe le categorie poste sullo stesso piano. Cioè, la crisi, sappiamo, economica indotta dalla situazione pandemica, ed è giusto, diciamo, secondo noi, molto, molto equilibrato, molto sensato vedere entrambe, sia il proprietario che l'inquilino, in una condizione di criticità similare, anche perché sappiamo che spesso i proprietari acquistano gli immobili con risparmi, diciamo, raccolti con grande fatica durante la propria vita, loro, dei loro familiari, e spesso con la rendita dell'affitto sostengono le rate del mutuo, e viceversa con la crisi che sappiamo, che conosciamo, abbiamo delle attività in grande criticità sia per le chiusure che per le restrizioni che portano a avere difficoltà nel pagamento del canone di locazione. Detto questo, entro subito nel merito. Le proposte nostre sono sostanzialmente 6. 3 sono, diciamo, di natura specifica sul disegno di legge, e 3 di carattere generale, diciamo, di rilancio del settore delle locazioni a uso diverso dell'abitativo, che è un po' il tema, diciamo, in oggetto. Ce n'è una settima di carattere generale che riguarda il comparto immobiliare. Per quanto riguarda, diciamo, le 3 di natura specifica, la prima, noi proponiamo, diciamo, una proroga almeno fino al 31 dicembre del 2022, quindi almeno prevedere queste misure premiali contenute nella proposta di legge, almeno, ripeto, per tutto l'anno 2022. Questo sia perché, come poi abbiamo notato anche nella relazione introduttiva, i tempi di approvazione e attuazione della proposta di legge sappiamo essere, avere una loro durata, anche considerando l'incertezza della durata dell'emergenza sanitaria, che sappiamo impone, diciamo, delle priorità anche e soprattutto a livello normativo. E poi anche per concedere, diciamo, ai contraenti, cioè, quindi sia, diciamo, all'inquilino che al proprietario, un minimo di prospettiva positiva come concreta iniezione di fiducia che consenta di credere in una ripartenza fattiva una volta, diciamo così, non dico superata, ma alleggerita questa situazione pandemica con l'accelerazione della campagna vaccinale. Quindi evitare che l'inquilino poi prenda delle decisioni un po' affrettate di chiudere il rapporto locativo, con dei danni ovviamente sia, diciamo così, per il proprietario, sia per lo stesso inquilino, che per il mercato in generale. Una seconda proposta riguarda, diciamo, il tema di equiparare i benefici economici o fiscali previsti, diciamo, all'interno della proposta di legge per entrambe, ripeto, le categorie, sia per gli inquilini che per il proprietario. Ovvero mi riferisco in particolar modo al contributo a fondo perduto del 25% del canone di locazione mensile previsto a favore, diciamo, del conduttore. Ecco, crediamo che proprio nella logica, diciamo, di equo contemperamento degli interessi, diciamo, del proprietario dell'inquilino, che uno stesso beneficio, diciamo, economico debba essere riconosciuto in maniera proporzionale anche al proprietario, attraverso, per esempio, noi proponiamo uno sconto proporzionale dell'IMU attraverso sempre forme di deducibilità fiscale o di credito d'imposta, anch'esso diciamo cedibile. Questa, diciamo, la nostra seconda proposta. La terza proposta, diciamo, nel merito riguarda l'estensione di queste misure premiali anche alla categoria catastale A10.
quindi uffici, studi. Abbiamo visto che nel testo è previsto, diciamo, questo beneficio, diciamo, nell'eventualità di una rinegoziazione del canone per gli immobili accatastati nei C1, C3 e D2. Noi vediamo invece che ci sono molte attività, molti operatori professionali, faccio per esempio riferimento alle agenzie viaggio piuttosto che professionisti in ambito turistico, ma anche consulenti legali e fiscali, insomma, che operano in questo settore che è stato particolarmente colpito dalla crisi economica, ecco, spesso sono in affitto in uffici, in studi. Ecco, credo che sia opportuno estenderla anche appunto a questa categoria, considerando anche, come dire, di cercare di, non dico limitare, ma contenere anche questa diffusione così esasperata del fenomeno dello smart working, dell'home working, che sicuramente ha dei lati molto positivi, ma anche degli effetti molto negativi per quanto riguarda il mercato immobiliare nell'ambito di tutto ciò che riguarda il non residenziale e anche e soprattutto per gli uffici. Queste sono le tre proposte di natura specifica, quelle di carattere, diciamo, più generale che riguardano il settore, dicevo, delle locazioni non residenziali, riguardano uno l'estensione della cedolare secca alle locazioni a uso diverso dell'abitativo, cioè riteniamo che l'introduzione della cedolare secca per tutte le locazioni commerciali, che era stata introdotta, ricorderete, nell'anno 2019 con determinate caratteristiche, ecco, secondo noi deve essere estesa a tutte le locazioni a uso diverso dell'abitativo perché ha oggettivamente una serie di conseguenze positive. L'allegato, la nota di aggiornamento del DEF del 2019 ha dimostrato che l'introduzione della cedolare secca nell'abitativo ha portato a una riduzione del tax gap, quindi del differenziale tra il gettito reale e il gettito potenziale, di oltre il 50%. E ha inoltre portato una riduzione della propensione all'inadempimento del 43% e una riduzione dell'evasione tributaria del 40%, oltre che ha favorito la tax compliance, quindi l'adesione spontanea agli obblighi tributari. Inoltre, sarebbe uno strumento di contrasto al fenomeno della desertificazione dei centri storici, al degrado delle città e quindi poi tutto il tema dell'insicurezza che porta per chi ci vive in queste città, agevolerebbe la riqualificazione delle città e quindi favorirebbe il decoro urbano e darebbe impulso, dicevo, a quel settore delle locazioni appunto commerciali, comunque a uso diverso dell'abitativo, che stanno particolarmente soffrendo proprio perché l'investitore sarebbe più attratto, diciamo, in questo segmento con una fiscalità più definita e contenuta. Inoltre andrebbe a stimolare anche il contenimento dei canoni di locazione, perché con una tassazione più contenuta e certa, sicuramente questo andrebbe a essere agevolato. La quinta proposta, è la seconda, diciamo, di carattere più generale, riguarda la previsione dell'esenzione dell'IMU per le unità immobiliari, negozi, uffici, capannoni non affittati e o inagibili. Noi sappiamo che il proprietario non ha nessun interesse a mantenere il proprio locale vuoto. Un locale vuoto significa un aggravio di costi e soprattutto un deperimento anche fisico dell'immobile rimasto vuoto. Quindi il fatto di prevedere in questa fase di non pagare l'IMU consentirebbe allo stesso proprietario di evitare anch'egli di prendere decisione di svendita dell'immobile o comunque di non prepararlo adeguatamente per renderlo attrattivo, per affittarlo a un potenziale inquilino, oltre che credo che in questa fase sarebbe particolarmente decontestualizzata, vista la crisi, appunto, prevedere il pagamento di questa imposta. La sesta proposta, la terza di carattere generale, riguarda la liberalizzazione della durata dei contratti di locazione di immobili a uso diverso dall'abitativo. Voi sapete che c'è una legge di oltre 40 anni fa che prevede una durata 6 più 6 o 9 più 9 a seconda delle tipologie. Ecco, credo che quella legge nata in un contesto commerciale completamente diverso da oggi, dove non c'erano fenomeni come il temporary shop, l'e-commerce, lo smart working, lo working, ecco, io credo che sia necessario favorire per il benessere del mercato e beneficio della comunità tutta, una libera contrattazione tra il conduttore e il proprietario in riferimento a delle attività che devono essere considerate nella loro specificità. È interesse di entrambi trovare, diciamo, una quadra anche a livello di durata che gli consenta a entrambi, a uno di pagare l'affitto con regolarità e di, come dire, investire in maniera propositiva sulla sua attività e il proprietario di incamerare la rendita su cui ha fatto affidamento. In ultimo, quindi la settima, diciamo, e ultima proposta di carattere generale del settore immobiliare riguarda l'istituzione di una cabina di regia per lo sviluppo immobiliare, la casa e l'edilizia. Questa è una proposta che nasce in realtà dalla presidente dell'OCMI, dell'Osservatorio Parlamentare del Mercato Immobiliare, che è l'onorevole Polidori, che fa parte tra l'altro della commissione
in oggetto è una proposta che noi condividiamo fortemente perché dettata dall'importanza economica e sociale che ha il settore casa in Italia, diciamo la più significativa probabilmente tra i paesi dell'Unione Europea, ma anche del mondo, ecco, riteniamo che evitare dispersione di competenze tra tre ministeri, che sono il MISE, il MEF e il MIT, e riuscire a inquadrare una cabina di regia per affrontare il tema in maniera organica, credo che sia opportuno e nell'interesse generale della comunità e del mercato. Concludo confidando che le proposte, insomma, che abbiamo illustrato possono essere oggetto di attenta valutazione vostra e auspichiamo un loro positivo recepimento, ringraziandovi dell'opportunità.